quando le persone care ti lasciano, quando c'è una separazione, qualsiasi essa sia, che sia in un rapporto di coppia, che sia fra figli e genitori, tra fratelli, tra persone che si amano, tra popoli. Ogni persona in qualche modo, in una forma o in un'altra, nella vita vive una separazione. La prima separazione è quella che abbiamo dalla mamma, quando ci separiamo dal suo grembo e entriamo nella vita. E poi susseguono a questa separazione molte altre separazioni. E ogni separazione risveglia il dolore dell'abbandono, il dolore di qualcosa che si interrompe, di un flusso che si interrompe, e interrompendosi sembra produrre in noi sempre più dolore, sempre più carico, sempre più lacerazione. Tuttavia, questo abbandono, questo senso di separazione, è soltanto illusorio, è come una vibrazione che suona una sua musica all'interno delle nostre cellule, suona un suo strumento, una sua vibrazione all'interno del nostro corpo e della nostra mente. Ma se osservi con ampiezza, se osservi col cuore questa separazione, e se fai spazio al dolore che questa separazione ha prodotto nel tuo corpo, allora stai facendo spazio a questa memoria, a questo suono, stai facendo spazio a questa espressione della vita, perché la separazione è un'espressione della vita. Come tutto si separa, come il seme si separa da se stesso per diventare un albero, come il frutto si separa dall'albero per cadere e per dare vita ad altri alberi, ad altra natura, tutto nella natura ha un inizio e una fine. Quindi quando ti apri, fai spazio a questa separazione, fai spazio a al dolore che anche la separazione ha prodotto e ha lasciato nel tuo corpo, nella tua memoria. Lasciando spazio a tutto questo, lasci spazio a un'espressione importante della vita. E scopri solo così, solo facendo questo spazio, che tu non sei quel dolore, che tu non sei la persona che ha sofferto, ma tu sei lo spazio che sta accogliendo la vita. Tu sei lo spazio che ha accolto l'unione e ha accolto la separazione. Sei lo spazio in cui tutto questo può accadere. Quindi quando una persona ti lascia e se ne va, non se ne sta andando, ma solo la sua manifestazione sta finendo, come è giusto che sia. Ma ciò che quell'individuo, ciò che quella persona veramente è questo stesso spazio che tu sei. Quindi quando ti risveglia ciò che tu sei, scopri che non sei mai stato separato da chi ami. Non c'è mai stata una vera separazione tra te e coloro che ami e coloro che se ne sono andati nel loro corpo, nei loro pensieri, nella loro manifestazione. La verità di loro è questa stessa coscienza che tu sei. La verità di loro è questo stesso amore che tutto include e che tu sei. Perché tu sei questo amore, tu sei questa unica coscienza. Risvegliati a questo. Risvegliati dal sogno che tu sei ciò che viene abbandonato. Perché ciò che viene abbandonato è soltanto un sogno, soltanto un'idea, una manifestazione all'interno di ciò che tu veramente sei. Apriti invece a questo spazio infinito che sta osservando e testimoniando la creazione. Perché questo spazio infinito è ciò che veramente sei. Questo spazio infinito è ciò che veramente è colui che credi che ti abbia abbandonato. E allora lascia che la manifestazione accada. Perché è normale che qualcosa viene, qualcosa se ne va. Se non potesse accadere questo, come farebbe la vita a proseguire? Come farebbe la vita a evolversi? E l'evoluzione della vita è fondamentale anche all'evoluzione della coscienza, perché quando l'evoluzione di questa vita arriverà al suo compimento finale, allora anche questo corpo, anche questa mente saranno perfetti come tu sei e tutto si unirà in una perfetta sintonia, in una perfetta unione fra materia e spirito. Lascia che sia, lascia che le cose siano, lascia che la vita sia. A presto.